Grazie. Ma parlare di questione sociale oggi è abbastanza complicato, potremmo parlare di questioni sociali, quindi anche un po' al plurale. E in questo ovviamente bisogna dare priorità al lavoro, che è la vera questione sociale, che poi si intreccia con quelle che sono le cose che a noi stanno più a cuore, quindi i giovani, le donne e la famiglia. Proprio sul lavoro si sono scaricate con drammatica evidenza le conseguenze di una recessione internazionale, con il terribile paradosso che proprio dalla svalutazione del lavoro, imposta da processi di globalizzazione non adeguatamente governati, provengono molti dei fondamentali della crisi di sistema che le economie avanzate stanno attraversando. La regressione del lavoro e la conseguente crescita delle disuguaglianze sono dunque alla base di un sentiero recessivo che finisce per scaricarsi sugli stessi lavoratori, comprimendo le garanzie degli occupati e soprattutto riducendo fortemente le possibilità di accesso delle nuove generazioni. Una riflessione sulla dimensione sociale del lavoro non può pertanto prescindere da quella che è un'attenta considerazione dei processi di inclusione nel mercato del lavoro, che purtroppo ancora oggi penalizzano solo alcune categorie e in primis, come diceva poco fa l'amica della CISL, i giovani e le donne. E proprio su questo bisogna fare una riflessione più attenta, che anche come partito siete chiamati a fare. Certo, i dati sono dati e sono dati freddi, dati che comunque tutti conoscono. La Spagna e la Grecia, questa crisi ha lasciato senza lavoro un giovane su due. In Italia, in Irlanda e in Portogallo uno su tre. In Francia non è che siamo tanto distanti, uno su quattro. Un altro fenomeno che si manifesta in modo preoccupante è quello dei ragazzi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti neonit. Cioè, in Italia parliamo di oltre 2 milioni di giovani che oggi nel nostro paese non studiano, non lavorano e soprattutto non partecipano ad un'attività formativa. E di questi oltre 1 milione e 200 mila sono donne. Ma c'è una nuova forma di povertà che si intreccia con quella che è la vera questione sociale, ed è la perdita di senso, che attraversa una generazione intera, una generazione defraudata delle capacità di sentirsi protagonisti. Ma ogni società resta in vita grazie al rincorrersi delle generazioni, allo scambio virtuoso che queste sono in grado di instaurare tra loro ed una società che non investe sulle nuove generazioni, non mantiene più uno slancio vitale verso il futuro. Fino a non molto tempo fa, un giovane sotto i 35 anni che iniziava a lavorare aveva molte certezze, oltre a quella di un'occupazione relativamente stabile. Nel giro di pochi anni la prospettiva è decisamente cambiata. Una platea vastissima di giovani è costretta a confrontarsi con un mercato del lavoro più ostico, che offre occupazioni meno stabili di un tempo e soprattutto stipendi più bassi rispetto a quelli che sono i nuovi bisogni, da non lasciare margini all'idea di investimento per il futuro. Ma confrontarsi con il dramma quotidiano dell'assenza di opportunità di realizzare nel lavoro le proprie aspettative di vita vuol dire vedere negata la possibilità per molte famiglie di programmare il futuro. Una sofferenza sociale che emerge anche dal calo della partecipazione scolastica e dalla crescente emigrazione della componente laureata della popolazione, la cosiddetta fuga di cervelli. Un altro dato da non sottovalutare è il forte calo dell'iscrizione all'università, che nell'ultimo quinquennio è calato del 10% tra il 2005 e il 2010. Quindi anche una deriva culturale, se vogliamo. Ma oltre ai giovani c'è una grande risorsa sottoutilizzata nel nostro paese ed è rappresentata dalle donne.
le donne la cui scarsa partecipazione al mercato del lavoro si è aggravata con questa crisi. Se consideriamo i dati relativi al tasso di disoccupazione nazionale, vediamo che per gli uomini il valore si attesta intorno al 6-7%, mentre per le donne al 9%. Questi dati sono ancora più allarmanti se li confrontiamo con gli obiettivi della strategia Europa 2020, che ha ridefinito per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni un tasso di occupazione pari al 75%. Nell'ambito del programma nazionale di riforma, il governo italiano ha fissato il traguardo nazionale dal 67 al 69%, a partire da un valore del 61% nel 2010. Allora è chiaro che un obiettivo di tale portata non potrà essere conseguito senza un forte incremento del tasso di occupazione femminile, che secondo il governo dovrebbe crescere in misura doppia rispetto a quello maschile. Infine, alcune riflessioni. In premessa sono state dette delle cose importanti che riguardano, secondo me, i giovani e le donne, che poi sono il cuore anche un po' della questione sociale in questo momento di crisi e soprattutto, se vogliamo, anche di antipolitica che vi riguarda anche come partito. Allora, si è parlato che i ricchi definiscono le leggi, comprano i partiti. Ebbene, di tutto ciò i giovani si sono accorti, hanno capito. E allora o non vanno a votare, come dicevamo, e poi non si capisce però perché vanno a votare i giovani lavoratori per eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, oppure c'è qualcosa che non va, che non è dovuta solo a un vento di antipolitica, oppure non si riesce più a parlare ai giovani. E questa è una riflessione che insieme tutti devono fare, il sindacato, ma anche le organizzazioni come le ACLI e soprattutto i partiti. Abbiamo parlato e avete detto che siamo ad una svolta, la questione sociale è ad una svolta e la svolta certamente passa attraverso la capacità di rovesciare la clessidra. Ha detto bene l'onorevole Damiano, la crisi non è ancora finita ed è ancora lunga, ma arriverà il momento in cui la clessidra saremo costretti a rovesciarla. E quando rovesciamo la clessidra, se le migliori intelligenze del paese sono già andate via, se i giovani e le donne sono stanche e sono soprattutto disinnamorate della politica, delle istituzioni, del sindacato e così facendo anche un po' di quello che accade attorno a loro, come usciremo mai da questa crisi? Questo è l'interrogativo secondo me più importante. E allora il PD, che come ricordava l'amico Epifani, ha questa responsabilità di rappresentare tanti lavoratori, molti lavoratori anche rispetto all'interno del proprio partito, oggi ha una doppia responsabilità, quella di parlare con un linguaggio nuovo rispetto a quello che accade in questo momento nello scenario politico nazionale, fresco, brillante, ai giovani che sono i protagonisti del domani di questo paese. Forse qualcuno ancora non se n'è accorto. Qui si parla di taglio di parlamentari, si parla di costi della politica, però bisogna guardare al proprio interno. Noi lo abbiamo fatto all'interno della nostra organizzazione, con grande forza, con grande coraggio anche da parte del nostro Presidente. Il cambiamento è avvenuto partendo dal territorio, dove il 30% dei nuovi presidenti provinciali sono sotto i 35 anni. Allora, se si danno questi segnali a partire dal proprio interno, probabilmente si è più credibili quando si parla a donne e giovani, altrimenti si rischia di parlare la stessa lingua degli altri.